Signore e signori, un ben ritornato nell'episodio numero mille miliardi di milioni di milievoli. Allora, siamo nella scusate, è un casuale schieramento di voce per definire casa, questa catapecchia, che ovviamente ho fatto con schifo, fa veramente schifo, mi inorridisco di me stesso. L'abbiamo usata usando, l'abbiamo usata, l'abbiamo creata usando il marmo che abbiamo trovato in miniera. Adesso vedrò se radderla al suolo o lasciarla così per sempre, col tetto scoperto ovviamente, perché poi devo rifarlo, o metterci un altro piano. Adesso vediamo. Comunque, cosa abbiamo fatto tra un episodio e l'altro? Finalmente questo, salvo imprevisti, è uno di quegli episodi in cui devo chiudere le porte. È uno di quegli episodi in cui finalmente riesco a registrare, diciamo, in orario, nel senso che non ho avuto problemi di registrazione su OBS, l'audio bene o male dovrebbe sentirsi abbastanza bene e qualcuno potrebbe inorridire di fronte al fatto che l'audio sia tipo cavernicolo o cose del genere, un po' perché c'è il naso chiuso, causa allergia primaverile, e un po' perché purtroppo sono in una stanza semivuota e balle varie. Comunque, a parte questo piccolo preambolo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa simpatica cosa. Tac! Siamo andati in miniera. Allora, in miniera, che adesso poi ve la illustro, ve la illumino. In miniera abbiamo trovato la bellezza di, vabbè, a parte cobblestone e minchiate varie, Silver 21, 9 di lead, che sarebbe piombo. Dell'altro iron che non mi ricordo quant'era, un po' di copper, un cicinino di tin, del coal che probabilmente qualcosa già avevo. Abbiamo trovato dell'altra clay, la bauxite, che abbiamo scoperto che la bauxite si può minare col piccone di ferro, ovvero questo qua che ho craftato qua dentro. E a proposito, qua dentro, a proposito del crafting, voi dovreste bene o male sapere. Ho un pezzo di ferro da farvi vedere, certo, ne ho 8. Abbiamo anche degli stick? No, li facciamo un attimo, scusate. Vi faccio vedere questa simpatica cosa, intanto il piccone devo sostituirlo, quindi. Allora, vi faccio vedere, voi vedete che praticamente queste cose, 1 e 2, vedete? Lui mi lascia fare l'iron pickaxe. Questa cosa qua dura un minuto. Cioè, io praticamente non è come nella vecchia crafting table che tipo facevo il piccone e cliccavo e ce l'avevo subito. Questo qua ti fa, tra virgolette, perdere tempo perché ti fa fare le cose come vuole lui. Però per fare il piccone mi ha chiesto un upgrade, che non è un upgrade da inserire qui tipo l'armone, ma ha chiesto direttamente di quella famosa machine che avevo creato, il gearbox, scusate, quel famoso gearbox che avevo creato per fare la quest, questa qua, dov'è, scusate, stavo guardando altre cose. Questo gearbox che ho fatto, lui me l'ha chiesto per craftarmi il piccone di ferro, quindi è più complicato di quello che pensavo. Comunque, io per non ingombrare troppo qua attorno, ovviamente l'ho piazzato sotto e buonanotte ai suonatori. E via. Poi, diciamo, questo qua, adesso ci sarà un rumore rompipalle per un minuto, ma pazienza. Non so se lo sentite. Spero di no per voi. Però c'è il rumore di ingranaggi che girano praticamente. E questo qui per un minuto, fincando non mi grafta il piccone. Vabbè, a parte quello. Poi, dicevamo, per la questione della miniera, abbiamo trovato anche 13 rubini, 3 certo quartz, 28 di redstone, 20 di lapislazzuli, un red garnet che non mi ricordo che cazzo sia e lo zaffiro. Allora, cosa possiamo fare adesso? Innanzitutto, visto che bene o male abbiamo i materiali, ma non so se ce li abbiamo tutti, adesso controlliamo un attimo. Volevo fare questa. Allora, dunque, smeltere i Serret Tank, questi qua si fanno con il coso, con il Grout, che mi sembra che abbia cambiato, perché non esce, ok, scusate,
Mi sembra che abbia cambiato Recipe anche qua. Quindi Grout, non Grout, eccolo qua. Non so se abbia cambiato Recipe o meno. Comunque c'è della sand, un pezzo di clay in mezzo e della gravel ai lati. Per la gravel, mannaggia il cazzo, non abbiamo tante effettivamente. Per la clay non ci sono grossi problemi, perché per la clay basta fare così e siamo a posto. E per la sand invece, devo andarla a pescare. Ci abbiamo le pale? Sì, abbiamo le pale, ottimo. Scusate. Vado a rovinare un po' la costa perché devo far su della sand. Purtroppo non ne abbiamo abbastanza. Adesso ce ne serviranno, penso, 64. Adesso là ce ne sono 44. 44 metri sono 60, eh sì, siamo già a 64, non so. Perché 64 di si è diviso quello, poi l'altro ancora l'altro, ok, perfetto. Dovremmo esserci, ecco qua, 64, quindi dovremmo essere giusti, perché adesso noi fa si faceva qua, vero? Spero di sì. Questo, poi facciamo così, così, così e così. E con la gravel facciamo così, così, così e così. Perfetto. 64 di grout, o come cavolo si pronuncia. E niente, adesso non ci resta che farlo cuocere. Prendiamo un attimo un po' di coso, tipo così, e poi facciamo tipo così. Ok. Facciamo così e così. Poi qua facciamo così e così. Qua facciamo così e così. E qua facciamo così e così. Perfetto. Ah, e adesso la lunga attesa. No, scherzavo, nel frattempo possiamo fare sempre una quest seconda, cioè secondaria, come si dice? No, secondaria correlata, ecco, correlata, con il blank pattern e le minchiate varie che si possono fare, che onestamente devo andare a controllare perché non mi ricordo come si fanno. Mi sembrava si facessero qua dentro e mi serve anche, del legno se non mi ricordo male. Perché? Oh, piccone, grazie. Piccone, grazie. Si faccia, eccolo qua. Blank pattern. E addirittura 15 secondi per farne uno. Io ne devo fare, mi sembra, 4. Adesso non so se me lo fa fare subito. Scusate un attimo, attendiamo che. Cos'è questo? Ah, treated wood, carino. Ok, mi sembra siano 4, ne facciamo 4. Uno che ce l'abbiamo già, se non hanno cambiato il crafting lo facciamo così, perfetto. Lo stencil table, poi ci serve un coso di legno grezzo che purtroppo useremo questo perché mi sembra che non abbiamo altro. E uno lo facciamo così, se non mi ricordo male. Ah no, devo aspettare le cose. Ah, ce l'ho qua, ho già una, ottimo. Uno lo facciamo. Dov'è? Ah, ok, qua. Uno lo facciamo così. Chi se ne frega se è bruttissimo. E l'altro lo si faceva con la crafting table, se non mi ricordo male. Ottimo. Così e così. Ehi, non fare cazzate. E così, perfetto. Già che ci siamo. Qui ce n'è ancora uno che serve per fare la cosa, proprio quella, la cosa, proprio quella, come la chest, quella per tenere dentro i materiali, insomma, su che non mi viene in mente, vabbè, quella, che si faceva con questa e questa, se non l'hanno cambiato, perfetto, così siamo a posto. Qui ovviamente adesso non ho spazio, quindi aspetteremo un attimo a piazzarli. Comunque, vediamo il questbook cosa dice. Allora, completo, 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 perfetto. Posso climbarmi 8 blank pattern, grazie. E un'altra l'abbiamo fatta. Solo che questa qua non ci ha sbloccato. Ah no, ci ha sbloccato questo. Cos'è? Escavate, cos'è? Do we using the excavate? Come fa? You can mine. Wow. Allora, praticamente, stavo leggendo, scusate, mi ero perso.
Using the excavated modifier, so usando la modifica di scavaggio, vabbè, insomma, posso minare intere vene soltanto minando il primo blocco davanti, e nei livelli più bassi il tool, l'attrezzo, può avere una possibilità di rompere un singolo ore. Un'ora extra accanto a quello minato, puoi aumentare il modificatore, puoi aumentare questo modificatore, il livello di questo modificatore, e ha una maggiore possibilità di minare gli altri blocchi, as well as starting domain, come se minassi tipo delle larghe cose, delle larghe vene di minerali. Aumentare il livello del modificatore, non usa più slot di modificatore, puoi usarlo, cioè, puoi averne soltanto uno, tipo che non puoi fare altre cose. Cioè, non ho capito se intende che non puoi avere altri oggetti connessi o cose del genere. Ma questo excavate modifier, soprattutto, dove si va a mettere? Allora, excavate, eccolo qua, è della ore excavation integration. Ok, ecco, grazie al cazzo. Vuole il manilium e l'ender pearl, vaffanculo. Ma porca puttana, va bene, ricomincio. Facciamone un'altra, facciamo questa, la smeltery, che forse è meglio. Allora, dunque, qui dovremmo essere a posto. Sicuramente ci mancano gli oggetti sacri, perché con 64 adesso, fermi, fermi, fermi tu. La smeltery, dove si crafta? Qua dentro o di là? Ah, no, si crafta di qua. No, questo già non si crafta qua. Il tavolo mi serve, quello sicuro. Poi il faucet, quello così mi serve, ne sono sicuro. Poi mi serve il drain, che era, non mi ricordo se era così, così, no, non mi ricordo più come, così, cosa ho visto? Ah, ecco cos'è, smeltere il drain, giusto, perfetto, questo qua mi serve. E adesso poi vado a leggere perché non mi ricordo più. Allora, dunque, casting, faucet e smeltery drain ce li abbiamo. Poi il seared brick ne vuole 18, che non possiamo farli. Il seared tank vuole sicuramente un pezzo di vetro, che il vetro una volta ce l'avevo, tipo questo. Vediamo un po' se ce lo fa fare qua. Era, no, porca puttana. Seared tank, perfetto, ce l'abbiamo anche questo. Come incompleto, ui, a coso, e se è anche questo, no, dov'è questo, insomma, ok, perfetto, adesso l'ho visto. Ci manca, vabbè, i seared brick, che posso farli anche nell'altro modo volendo, quindi, e smeltery controller, come si faceva, perché mi sfugge lo smeltery, ah, aspetta, smeltery controller, che non debba farlo qua dentro. Cosa? Ah, ma siete seri? Dura 10 minuti il crafting di sta fare. No. Ma voi state male. Ma sul serio? 10 minuti per craftare sta fare. Ma porca puttana. Se lo sapevo, cazzo, lo facevo inizio episodio. Porca. Vabbè. Dunque, mentre il nostro aggeggio aggeggia, vi faccio vedere quel pezzo di miniera che ho fatto. E ho messo già anche le scale perché sono figo. Qua non mi ricordo cosa c'era. Non ho fatto diramazioni laterali, non ho fatto ancora un cazzo. Ho solo scavato dove trovavo cose utili alla società, ecco. Allora, qui, aspettate un attimo che
Allora, qui a parte essermi dimenticato un pezzo di ferro, qui c'è della clay da prendere ancora del coal e del ferro qua di fianco. Di qua mi sembra di aver pulito tutto. Sì, perché ho tappato i buchi perché non avevo troppe torce. E sì, di qua è tutto, c'è ancora sì, qualche pezzettino di clay da prendere. Ah, e di qua invece c'è della redstone e tanta lava che ci servirà per la nostra smelter di drain. Ho provato a cercare a questa altezza i diamanti perché siamo sul livello 11, ma purtroppo non li ho ancora trovati, a meno che non siano qua dietro questa barriera di gravel, ma non penso proprio, ecco. Di qua avevo anche un altro pezzo di cosa? Grazie. Scherzavo. Mi si è bloccato il. Ok. Perfetto. Ah sì, qua devo ancora togliere dei pezzi, tipo qualche pezzo di lapislazzolo, qualche pezzo di ferro, però comunque la miniera l'abbiamo fatta, cioè nel senso l'abbiamo trovata. E qua in fondo, da qualche parte, perché non corre il tizio? Ok. Eccoci qua. No, dov'è di qua? Scusate. Di qua abbiamo il famoso livello 10, che sarebbe il livello quello in cui dovrebbe più o meno, adesso non stiamo lì ad andare per il sottile, dovrebbe trovarsi la quantità maggiore di oro e diamanti, ma per adesso con la mia solita botta di sfiga ho minato, vabbè, sì, ho minato un cazzo, ho minato pochissimo, ma non ho trovato ancora niente purtroppo. Adesso, siccome sono in miniera e ho degli oggetti, delle quest in mano, non mi sembra il caso di andare a minare, quindi opterei per salire. Che mi si è bloccato il. Scusi? Signore? Signor? Ok, perfetto. Non so perché c'è avuto un attimo di lag, non so se è mio della tastiera o di cosa. Ecco qua. Qui c'è il tizio che crafta. Abbiamo ancora 6 minuti e 9, ma non staremo qua tutto il tempo. Questo episodio verrà un po' più corto dei soliti 20 minuti che faccio. E niente, signori. Per il momento ci abbandoniamo a noi stessi. Intanto io proverò a fare in qualche modo o maniera le altre Cerat Brick, anche perché mi sembra che posso fare il casting di qualcosa. A proposito di casting, perché nel casting non è il casting, come si chiama adesso? Ah, il pattern, scusate, il pattern, quello pattern. Dov'è? Eccoli qua, mi serve, no, quello d'oro dov'è? Non c'è, perfetto. Se non c'è quello d'oro, che cazzo devo usare io di pattern? Scusate. Tinker, dov'è? Il coso d'oro, per Dio. Il pattern è quello d'oro, dov'è? Non c'è? C'è qualcosa che mi sfugge. Se non è cast. No, è cast, eccolo qua. Questo qua ha forma di lingotto. Si fa con il molten gold o il molten brass. Ah, non mi ricordo più. Perché in gold non ce l'abbiamo. Il brass o l'aluminium brass? Gold, aluminium brass, gold, molten brass. Ecco, col brick il molten brass, che sarebbe? Sì. Come lo faccio il brass, che non mi ricordo più. Porca puttana. Brass. No, il brass ingot che si fa con. Certo, è molto. Porca puttana. Oh, zinco e copper. Perfetto. Abbiamo lo zinco. Lo zinc, nickel, alluminio. Davvero?
Invece in molte in alluminium si fa con alluminium 3 e copper 1. Alluminium, eccolo, alluminium 3 e copper 1, perfetto. Quindi se io riuscissi a fare una smeltery anche minuscola, dovrei riuscire a fare il coso. Carino, ottimo, ottimo. Appena finisce sta belva, ce la faremo. Ok, signore, per il momento ci abbandoniamo qua e ci vediamo poi nel prossimo episodio, dove teoricamente faremo la smeltery e altre cose che ci chiederà il quest book cazzi e mazzi. Va bene, se non c'è altro, mi sembra di no, qua non ci sono altre quest, qui c'è la quest quella simpatica che non posso ancora fare. Cos'è questa? Cos'è una slime, what? Scusate, guardo solo questa e poi vi abbandono. Slime, eccola. È un what? 30 minuti? Ma siete fuori di testa. Nether Wings, vabbè, Hot Wings, vabbè, buonanotte. Sì, vabbè, ciao. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!